seguiamo con i premiati. Il primo artista straniero viene dall'Albania, il maestro scultore Arifi Quazim. Buonasera a tutti, mi sento molto onorato che faccio parte di questo meraviglioso gruppo e di questi artisti e organizzatori molto bravi. Grazie ancora e buon fine anno, e ci vediamo al prossimo anno con nuovi risultati, forse senza, speriamo senza maschere, che vediamo direttamente e torniamo nella vita normale. Grazie. Anche perché lei è un famoso ritrattista, quindi la mascherina diventa un handicap per uno scultore come lei. È vero? Lei ha ritratto il Papa, Papa Wojtyla? Tre papi. Dai il microfono un attimo. Sì, tre papi. Che io ho avuto la fortuna di vedere, sono sì. Straordinari, sono verosimili. Sì, sì, sì. Ecco. Possiamo dire che manca la parola a quelle sculture. Stiamo cercando di mettere il nostro spirito nelle nostre opere. Certo. Quello che facciamo lo giudicate voi. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio. Io ho fatto un esame di scultura, tantissimi anni fa naturalmente, e la cosa straordinaria era la differenza che un professore sottolineava in continuazione tra la pittura e la scultura. Sì. Per la pittura bisogna aggiungere materia. Alla scultura bisogna sottrarre materia. Ma e quindi la capacità di uno scultore è superiore a quella di un pittore, perché avere le proporzioni nella propria mente, realizzarle, scolpirle, perché basta un errore per sì. Rovinare una scultura. Quindi sì. C'è anche una massima attenzione. Sì, molto attenzione e molto lavoro, perché è tutto fatto a mano. Certo, molta fatica anche. Sì, sì. No, un pittore ha davanti quadro, i rapporti di colori, di dimensioni, però un scultore deve vedere l'opera più di mille volte, certo, in fronte, certo, di un pittore, perché certo, noi certo. Giriamo sempre a controllare ogni posizione, certo, per essere è tridimensionale, è una è tridimensionale, certo. Però anche il pittore, noi pittori, perché anch'io disegno e dipingo, voglio dire, dobbiamo creare una tridimensione che non esiste sulla carta, su un foglio, su una tela, sì, che è una cosa difficilissima. La distanza, è certo. Certo, certo. È difficile, però... Però io sentivo, quando facevo la scultura, quando ho fatto l'esame di scultura, che non avevo... Sentivo il trasporto, ma non avevo dentro di me le dimensioni della scultura. Ma... devi lavorare troppo, io ho 60 anni che è soggettiva, sto lavorando. È soggettiva. E dico che faccio quello che forse gli altri lo piacciono, ci sono altri che non lo piacciono, però ognuno ha il suo gusto. Certo. L'importante è di fare quello che dobbiamo presentare la nostra... Ognuno ha le proprie attitudini. Ognuno nel suo modo. Certo. Presentare il mondo che viviamo adesso, questo tempo, perché domani quelli che verranno dietro, certo, dicono cosa hanno fatto, hanno presentato la verità o hanno creato o hanno annientato tutto. Per questo noi facciamo, lavoriamo, però verremo giudicati dopo. Certo, ai posteri, sì. Ai posteri, la rada sentenza. L'arte, grazie. L'arte fa la strada, noi facciamo il nostro dovere, facciamo il meglio per creare emozione, per aiutare la vita di tutte le persone di essere un po' più bella, più allegra, più dignitosa, così che noi con quello che abbiamo, senza questo una destinazione preciso, però tutti piacciono sentire una bella canzone, vedere un bel quadro o una bella scultura, certo. Così che diamo l'emozione a tutti, e per questo ci siamo diversi un po', diciamo, dagli altri, perché diamo, regaliamo nostri amori presentati nelle nostre opere.
Questa è certo. L'opinione. Grazie, consegniamo il premio. Premio Hermes 2021 al maestro Arifi Quazim. Consegna il premio il colonnello Miulli.